Sala 2. Invertebrati marini. Madrepora cervello. La parete in fondo alla seconda sala del museo è allestita con vetrine che espongono madrepore e coralli, o più correttamente i loro scheletri. Si tratta prevalentemente di strutture calcaree dalle forme più diversificate, con la caratteristica comune di essere la struttura scheletrica in grado di sostenere i polipi, animali marini del gruppo degli antozoi, sia in forma di singoli individui sia in forme coloniali. I polipi non sono da confondere con i polpi, che sono molluschi cefalopodi. Le madrepore, diffuse soprattutto nei mari tropicali, sono gli animali che costituiscono le barriere coralline, ecosistemi marini unici al mondo per la loro ricca biodiversità. La madrepora cervello, raffigurata in questa tabella, è un esempio di madrepora coloniale, di forma sferica con un diametro di circa 16 cm. Toccando l'immagine si percepisce il movimento curvilineo della superficie, che richiama quello del cervello.